nel Mercante di Venezia abbiamo due donne, due personaggi femminili che si relazionano in maniera diversa col concetto di legge, di regola, di giustizia. Da un lato abbiamo Porzia, ricca ereditiera che vive a Belmonte e che sceglie di sottostare completamente alle regole dettate dal defunto padre per la scelta del suo pretendente. Infatti sembra che Porzia accetti completamente questa lotteria per la sua mano. Per fortuna vince Bassanio, il suo innamorato, secondo me con qualche aiutino di Porzia, ma questa è un'altra storia, e quindi decide di sottostare completamente alle leggi dettate dall'alto. Dall'altra parte abbiamo Jessica, figlia di Shylock, che invece rompe completamente le leggi del padre, tradisce Shylock, tradisce la sua religione e lo deruba, porta via con sé gli averi del padre, quindi due posizioni completamente diverse. D'altro canto però Porzia, alla fine dello spettacolo, alla fine della commedia, si trova a raggirare la legge, nel senso lei si traveste da avvocato e sotto mentite spoglie riesce ad ingannare Shylock, perché la legge sarebbe stata dalla parte di Shylock, no? Lui aveva diritto a una libbra di carne di Antonio, ma lei, travestendosi e inventando un cavillo, riesce a ottenere la condanna di Shylock. Quindi l'astuzia di questa donna, che all'inizio sembra essere completamente sembra seguire completamente le regole e le leggi, e alla fine invece le aggira.